Eccomi a voi. Che cosa è mai la morte se non la separazione dell'anima dal corpo? E restare da una parte il corpo da sé, separato dall'anima, e dall'altra l'anima da sé, liberata dal corpo. E questa la morte. È questa. È questa. E tu? Credi degna cosa per un filosofo correr dietro ai piaceri della mensa, mangiare, bere? No, Socrate. E ai piaceri sensuali? No, davvero. E avere in pregio ornamenti, ricche vesti, bei calzari? O deve un filosofo spregiare queste cose? Se è veramente filosofo, spregiare. Ah, allora tu pensi che debba staccarsi il più possibile dal corpo per curarsi dell'anima? Appunto. E per l'acquisto della sapienza, dire un po'. Per l'acquisto della sapienza, il corpo non è un inciampo. La vista, l'udito, ne dicono essi il vero? O come affermano i poeti, tutti i sensi sono fallaci? Non ti pare che l'anima scorga meglio nelle cose quando può scrutarle col solo raziocinio e tutta raccolta in se stessa astrarsi dalle povertà del corpo per innalzarsi con purezza alla contemplazione dell'essere? Certamente. Per mezzo della ragione, dunque, noi potremmo giungere alla giusta comprensione delle cose. Ma finché questo malanno del corpo terrà avvinghiata l'anima nostra, essa non potrà mai delibare le verità a cui anela. Ogni inciampo viene dal corpo e le malattie, gli amori forsennati, le cupidigie, tutto è per lui. È chiaro dunque che per innalzarsi con purezza alla contemplazione della verità bisogna sbarazzarci del corpo, ossia essere morti. Se dunque io non mi adiro né mi addoloro per lasciare voi, amici miei, e i buoni dei che ora mi hanno in custodia, si è perché ho buona speranza di trovare colà ove sto per andare amici altrettanto buoni ed ottimi dei. È giusto il tuo ragionamento, ma da che trai tu certezza che l'anima sopravviva? La maggior parte degli uomini crede che non appena sciolta dal corpo si dissipi e si disperda come nebbia o fumo. Tu dici il vero, Cebete. La maggior parte degli uomini pensa così. Ebbene, vuoi tu si discuta fra noi se la cosa stia così o altrimenti? Ascolterei ben volentieri il tuo pensiero su tali cose. Discutiamo dunque e poniamo così l'argomento. Se le anime dei defunti continuano a vivere in altro luogo, per qual modo si generano, se da consimili o da contrari? Tutto sembra avere il suo contrario. Il cattivo è contrario al buono, il giusto all'ingiusto. Bisogna anzitutto vedere se tutto ciò che ha un contrario da null'altro tragga origine, se non dal suo contrario. Appunto. Ma non deve esservi una pausa per la generazione da contrario a contrario? Mi spiego. Dal minore al maggiore c'è di mezzo l'accrescimento e dal maggiore al minore la diminuzione. Ecco le generazioni. Nel primo caso noi diciamo accrescere, nel secondo diminuire. E così per congiungersi o disgiungersi, scaldarsi o raffreddarsi, è così? È così. Ora dimmi, vi è il contrario di vivere? Vi è purtroppo. Ed è? Morire. Vita e morte
si generano l'una dall'altra a vicenda perché contrarie e hanno due generazioni, tieni a mente. Ora io nomino una coppia di cose e le loro generazioni. Poi continui tu facendo altrettanto. Vegliare e dormire si generano l'una dall'altra a vicenda perché contrarie. E le loro generazioni sono dal vegliare addormentarsi, dal dormire risvegliarsi. Ora va avanti tu. Hai detto che morire è contrario a vivere? Dunque, dal vivere che nasce? Il morire. E dal morire? Non daremo anche al morire la sua generazione? O che in questo solo natura si azzoppa? Io dico, dal vegliare addormentarsi, dal dormire risvegliarsi, e tu dici, dal vivere morire, e dal morire rivivere. Ecco, è forza dirlo. E abbiamo così buon argomento per credere che le anime nostre continuino a vivere in altro luogo, donde poi tornano a noi. Per le cose convenute pare sia così, anche secondo quel che spesso dicesti, cioè che il nostro imparare non è che ricordare. È necessario che in un tempo anteriore noi imparassimo quelle cose delle quali ora ci ricordiamo. Anche per questo l'anima dimostrerebbe qualità immortali. Cebete, dammi di ciò una dimostrazione, che questo io non lo so. Come? Tu non pensi che quel che crediamo imparare sia invece ricordare? Ascolterei volentieri come tu possa provarlo. Per ricordarsi di una cosa bisogna averla già conosciuta prima, ne convieni? Ne convengo. Se alcuno imparando una cosa non solo si ricorda di questa, ma ne pensa subito un'altra, anche non uguale, anche dissimile, non diciamo noi che questa gli ha fatto ricordare di quella. Come a dire? Mi spiego. La cognizione della donna è una cosa e la cognizione della cetra è un'altra. Lo credo. Ora accade a un giovane che la vista della cetra o della veste o dei sandali di una fanciulla richiami tosto al suo pensiero le vaghe forme della sua amata. E questa è reminiscenza. Certamente. E non accade che vedendo un cavallo ci ricordiamo del suo padrone? O vedendo Simmia dipinto ci ricordiamo di Simmia vivo? O incontrando Simmia ci ricordiamo di Cebete? La reminiscenza può nascere dunque tanto da dissimili che da consimili. Senza dubbio. Ma la cognizione delle cose materiali noi la prendiamo con gli occhi, col tatto, col sensi, dopo essere nati. Non è così? È vero. Bisognava dunque averne conoscenza prima. E se un fanciullo che sta apprendendo cosa materiale è assalito dal pensiero di cosa immateriale, vuol dire che egli conosceva entrambe le cose prima per riconquistarle poi. E forza che noi avessimo cognizione di tutte le cose materiali e immateriali prima per ricordarle poi. Ora dimmi, quando le anime nostre poterono apprendere tutte queste cose? Nell'istante stesso del nostro nascere? No, certo. No, certo. Dunque, prima. Sì. Esistevano dunque le anime nostre prima di prendere queste forme umane e avevano intendimento. Poiché non si può apprendere nel nascere, non v'è altro tempo. Socrate, il tuo ragionamento conclude trionfante. E per me la tua dimostrazione è completa. E Cebete, che ne dice? Lo credo al pari di me convinto che le nostre anime esistevano prima del nostro nascere. Ma che morti noi, esse continueranno a vivere, questo Socrate non è dimostrato. E vi è sempre la paura del volgo che morendo il corpo, l'anima anch'essa si disperda e si dissipi. Appunto, Simmia, che le nostre anime vivranno dopo di noi non è dimostrato.
pare che vogliate andare in fondo alla cosa e che temiate la dispersione delle vostre povere armi. Ebbene, Socrate, liberaci tu da questo timore che è angoscia di tutti. Quale ordine di cose appartiene il dissiparsi? E per quali anime si può temere? Vediamo. Dobbiamo noi ammettere che il buono, il giusto, la virtù, gli affetti siano delle cose che esistono oppure sono niente? Sono cose che esistono. E queste cose tu le hai mai vedute con gli occhi o toccate con le mani? No, è impossibile. E perché? Perché sono invisibili. Ecco, essenze invisibili. Le cose composte sono naturalmente destinate a scomporsi, a dissolversi, mentre le incomposte, le essenze, non possono temere dissolvimento. Le cose composte potranno variare, cambiare, mutarsi, mentre le incomposte resteranno sempre uguali, immutabili. Sì, è vero, è tutto vero. Le cose composte noi possiamo vederle con gli occhi, toccarle con le mani, mentre le incomposte, le pure essenze, non possiamo afferrarle che con la mente e considerarle col raziocinio perché sono invisibili. È giusto. Dato che il nostro essere si compone di corpo ed anima. Ora, a quale specie di cose appartiene il corpo? Alla composta e visibile. E l'anima? All'invisibile. Nel nostro essere è il corpo o l'anima che può comandare e dirigere? L'anima, perché essa sola ha la volontà. Ma comandare e dominare con la sola volontà è qualità divina? Sì. Dunque al divino, immutabile, incorruttibile, invisibile, appartiene l'anima. E all'umano, visibile, corruttibile, appartiene il corpo. Venuto l'uomo a morte, la parte di lui visibile, corruttibile, il corpo, insomma, è forza, si corrompa, si disperda, mentre l'anima, essenza invisibile, migrando verso tutto ciò che è più conforme alla natura sua, verso il puro, immutabile, incorruttibile, immortale, che è poi il Dio buono e sapiente, si sentirà libera e sicura, scevra da menzogne e da illusioni. Ma se dal corpo uscirà contaminata per essergli stata troppo ligia nelle sfrenate cupidigie, se avrà subito il contagio del corpo, ne uscirà con un fardello così pesante di cose immonde da restarne gravata e andrà errando per luoghi tenebrosi con altri simulacri di anime impure. Vi pare che manchi qualche cosa al mio ragionamento? Ti dirò il vero, Socrate. Da un pezzo ognuno di noi spinge l'altro per incoraggiarlo a farti ancora parlare, per il grande desiderio di udirti. Ma temiamo di esserti molesti nella tua presente disgrazia. Ai, ai, e come farò a persuadere gli altri che non stimo sventura per me questo avvenimento se non riesco a persuaderne voi? Ma potete chiedere quel che volete finché gli undici d'Atene lo consentono. Credo, d'altronde, che non sottoporre ad ogni prova tali argomenti e cessare le indagini prima di averci spese tutte le forze della mente sia grave colpa.
Ecco dunque ciò che tiene incerti me e Cebete. Pare a noi, Socrate, che non si sia detto abbastanza. E forse, amico, quel che ti pare è la verità. Si potrebbe dire dell'anima come dell'armonia di una lira, che è qualche cosa di invisibile e divino. Ma la lira e le sue corde sono però cose composte e corporee. E spezzata la lira e strappate le corde, cessa l'armonia, che pur essendo cosa divina, è pur sempre risultante da cose materiali e periture. Così l'anima, essendo essenza pura e divina, potrebbe essere risultante da materie multiformi e composte del corpo umano. E quando questo sia distrutto dalla morte, anche l'anima venire a disperdersi. Saggia argomentazione, Simmio. E ora a te, Cebete. Ho la sensazione che siamo fermi allo stesso punto. Dimostrato che l'anima viveva prima di noi, non è provato che non possa con noi morire. È concesso pure che un'anima possa albergare in vari corpi, uno dopo l'altro, nulla assicura che al fine stanca e sfinita non possa morire. Nessuno, credi, potrà fidare di non morire interamente finché non sia provato che l'anima è immortale. Domani forse, mio buon Fedone, vorrai tagliare questi bei capelli. Oh, li taglierò certo. Tu taglierai i tuoi capelli domani per lutto della mia morte. E io dovrei tagliare i miei adesso per lutto del mio ragionamento. Tagliarli e fare giuramento come gli argivi di non lasciarli ricrescere mai più finché battagliando non abbia vinti gli argomenti di costoro. Vi dirò prima ciò che mi accadde un tempo. Da giovanetto mi invaghì della scienza che ha nome storia della natura e divenni frenetico di conoscere il perché di tutte le cose. E andavo sempre fantasticando e perché si genera, e perché si muore, e com'è sorta la specie umana e le piante, e se le nostre sensazioni vengono dal sangue o dal cervello. E a forza di fantasticare, tutto cominciò a confondersi nella mia mente. E delle cose che ero ben sicuro di sapere prima, finì col non sapere più nulla. Ma un giorno udì Anassagora insegnare che la mente era fonte e governatrice di tutto. Ma quando chiesi il perché ciò avvenisse, mi si rispose che il meglio era credere che le cose stessero così, perché così era il meglio. Strano ragionamento, come dire Socrate è rimasto seduto in questa prigione perché nelle gambe ha i muscoli e le ossa, non perché la mente abbia comandato alle ossa e ai muscoli di restare. E allora decisi di rifugiarmi nei ragionamenti e con l'aiuto d'essi soltanto cercare la verità. Io torno dunque alle mie antiche domande e da queste e dalle risposte vostre sorgerà forse la verità che cercate, l'immortalità dell'anima. Badiamo che purtroppo ragionare non s'abbia a diventare visologi e finire con odiare i ragionamenti. Io non voglio convincere voi, ma me stesso, e voi non seguite Socrate, ma la verità. Se dirò cosa ingiusta, contraditemi senza pietà, perché non voglio andarmene come l'ape, lasciando il pungiglione nella ferita.
se mia, non ammettesti tu che le anime nostre esistevano già prima di prendere queste forme umane? Sì, certo. Può esistere l'armonia di una lira prima che l'strumento sia fabbricato? È impossibile. Il tuo paragone, dunque, fra l'anima e l'armonia è forse poetico, ma assurdo, perché l'armonia è posteriore alla materia da cui vi è entrata. Fu convenuto che vi sono anime buone e anime malvagie, e armonia non può ammettere in sé malvagità, che è disarmonia. È convenuto del pari che l'anima può comandare al corpo, anche opponendosi alle passioni di questo, come appunto Omero poetò là nell'Odissea, quando parlando d'Ulisse dice, e picchiandosi il petto all'alma, disse, soffri, anima mia, che più soffristi. Anche Omero dunque credeva l'anima una forza divina, capace di comandare al corpo e da se stessa, e non un'armonia tratta dalla materia e della materia schiava. Così è. E credo con l'armonia tebana di aver finito. Ora a te, Cebete. Tu vuoi la sicurezza della immortalità dell'anima e che il filosofo, il giusto, venuto a morte, sia sicuro di avere premio alla vita virtuosa. È questo che chiedi? Questo. E non chiedi poco. Per quella legge dei contrari di cui parlammo, è convenuto che nessuna cosa potrà mai accogliere in se stessa il suo contrario. È convenuto. Ed è pure convenuto che nessun contrario sarà mai contrario a se stesso. Fuor di dubbio. Rispondi ora. Che cos'è che apporta vita al corpo umano? L'anima. Sempre? Sempre. L'anima dunque apporta vita a qualunque corpo essa occupi. Ma vi è il contrario di vita? Morte. L'anima che è vita e apporta la vita non accoglierà mai in se stessa il suo contrario. Non l'accoglierà. Come chiami ciò che non può accogliere il giusto? Ingiusto. E ciò che non può accogliere morte? Immortale. L'anima che non può accogliere morte è... immortale. Lo hai detto tu. E poiché l'immortale è per sua natura incorruttibile, l'anima non può perire quando al corpo si accosti la morte. Se il freddo fosse incorruttibile, la neve all'appressarsi del fuoco fuggirebbe illesa e non perirebbe liquefatta. Vogliamo dire che sia provato? Provato. Certo. Provato. Immortale e incorruttibile l'anima, dunque, bisogna perciò averne cura, non solo per questo tempo che chiamiamo vita, ma anche per poi, che se l'anima potesse perire col corpo, sarebbe un gran bene per i malvagi saldare in una sola volta le proprie partite, ma poiché essa è immortale, null'altro rifugio o scampo è per lei se non nella bontà, nella saggezza, nella purità, che null'altro l'anima reca al di là se non la disciplina degli affetti che qui la nutrirono. E monda da ogni scoria terrena, lieve, sicura, si innalzerà verso regioni terse e purissime, dove gli ottimi e benevoli dei la accoglieranno. Ma il sole è già al tramonto. Un tragedia qui direbbe, me fratanto chiama la parca.
E mi pare giunta l'ora d'andare a lavare il mio corpo prima di bere il veleno, il farmaco, per evitare alle donne di dover lavare il mio cadavere. Or via, Socrate, che cosa possiamo fare io e gli altri amici tuoi che possa essere accetto a te per i tuoi figli? Nulla più di quanto vi dissi. Se avrete cura delle anime vostre, qualunque cosa farete, anche senza promesse, sarà un bene reso a me. E come dovremo seppellirti? Oh, come vorrete, purché non sia contrario alla legge. E io non vi scappo.